La netta contrarietà di Sergio Mattarella a un secondo mandato ha dato una sterzata alle manovre dei partiti. Il presidente è stato chiaro, citando la proposta del suo predecessore Giovanni Leone di stabilire la non rieleggibilità al Quirinale. Anche se il fatto che questo non sia poi avvenuto e che il bis resti dunque perfettamente costituzionale, induce ancora qualcuno a sperare che in caso di un drammatico stallo nelle votazioni, Mattarella possa alla fine cedere per salvare l'istituzione. In ogni caso, con le sue parole, il presidente uscente ha tolto la ciambella di salvataggio soprattutto a chi, nel centro-sinistra, preparava un doppio gioco: tentare una candidatura del proprio schieramento, sapendo di poter contare sul bis di Mattarella in caso di fallimento. E ha messo tutti i partiti della maggioranza con le spalle al muro. Se vogliono tenere in piedi un governo che duri fino al 2023, evitando così le elezioni anticipate, devono trovare un accordo sul prossimo inquilino del Colle. È per questo che Enrico Letta ha lanciato la sua idea del patto. Apparentemente un'intesa di maggioranza sulla finanziaria, ma in realtà le prove generali di un metodo per il Quirinale. E su questa ipotesi sta trovando inaspettati compagni di strada. Ma ha anche aperto un problema nel centrodestra. L'ipotesi di un'ampia convergenza per eleggere insieme il capo dello Stato allontana infatti la candidatura di Berlusconi e potrebbe creare problemi tra Salvini e Meloni. Il dilemma del leader della Lega diventa così scegliere tra salvare il governo e salvare il centrodestra.